Ciao ragazzi, qui Giuliano De Danieli, come state? Spero alla grandissima, mi raccomando, miliardi di pollici su, anche se non avete ancora visto il video, spaccatelo col boccottone lì. Condividete questo video, andate a prendere il venditore bambino se ne avete voglia, credo di sì, così ci conosciamo un po'. Iniziamo. Valore verso prezzo, prezzo verso valore. Allora, avevo già fatto un video, credo un paio di anni fa, chiedo alla regia di metterlo qui in sovrimpressione a proposito di valore verso prezzo. Allora, Giuliano, i clienti non capiscono il valore che gli do, vogliono spendere meno. Ragazzi, c'è un problema. Se il tuo cliente non capisce il valore che gli dai, probabilmente non gli interessa. Gli basta spendere meno perché magari trova una cosa, un tuo prodotto, un tuo servizio più economico, perché tanto per lui il tuo prodotto o il tuo servizio non strategico, ok? Se il tuo prodotto o il tuo servizio non è strategico per il cliente, secondo voi il cliente in base a cosa sceglierà? Sceglierà in base al prezzo. Attenzione ragazzi che a seconda del contesto dove ci troviamo noi, ok, potremmo valutare a volte di più il prezzo o a volte potremmo valutare di più il valore. Nel senso, se io devo andare ad acquistare un macchinario, devo andare a farmi fare un video, devo scegliermi un consulente che mi formi la rete vendita, ok, Giuliano e Daniele ovviamente, e per me quella cosa lì è strategica, non andrò a valutare il prezzo, ma se quella roba lì per me non è strategica, che cosa farò? Valuterò il prezzo. Se ad esempio sono andato in vacanza alle Cayman, ok, in Sud America, ho preso una macchina a noleggio e so che quella macchina a noleggio devo consegnarla pulita, però so anche che quando la consegno sicuramente la laveranno. Che cosa faccio? Vado magari a prendere quello che lava le macchine più economico, perché per me quella roba lì non è strategica, devo tanto la cazzo di macchina, la devo consegnare, poi la laveranno comunque, l'importante è non consegnarla proprio sozzissima, ok? Non vado a prendermi un lavaggio premium, ok? Spendo 50 euro per lavare la macchina a noleggio, quindi il lavaggio della tappezzeria, tutte queste minchiate qua. Quindi agirò in base al prezzo, non agirò in base al valore. Ah, a proposito, volevo dirti che ho deciso di rilasciare le registrazioni della Sales Mastery, bellissimo corso che ho fatto con il mio amico Jordan. Puoi acquistare oggi le registrazioni. Ci sono veramente tantissimi video di contenuto sulla vendita, su come avere una mentalità d'acciaio per vendere di più e tantissime altre cose. Comunque, se vai nel link, troverai poi la relativa pagina dove ti racconto tutto quello che trovi all'interno. Ma se devo andare a tenere una conferenza a New York e devo arrivare super riposato, perché appena scendo dall'aereo mezz'ora dopo devo fare la conferenza di 3 giorni, sceglierò il volo aereo in base al valore, perché per me è strategico arrivare riposato, ovviamente devo potermelo permettere, quindi viaggerò in first class. Se devo andare in viaggio magari con i miei amici e non me ne frega niente di essere riposato, per me non è strategico essere riposati, perché più soldi risparmio nel volo e meglio è, perché così ho più soldi da spendere in vacanza, agirò in base al prezzo. Quindi ragazzi, noi a volte agiamo di più guardando la luce rossa, prezzo, a volte agiamo di più guardando la voce verde, valore. Ok, quindi la domanda che ti faccio è: per il tuo cliente, il tuo prodotto o servizio, come primissima cosa, è strategico sì o è strategico no? Perché se la risposta è no, anche se tu cerchi di spiegare che il tuo prodotto è di valore, il tuo servizio è di valore, non gliene può fregare di meno. Ok, non gli cambia assolutamente niente, perché anche senza di te, tra virgolette, va avanti lo stesso,
non ha un problema urgente a livello percepito, oppure non gli interessa, in quel momento non è strategico. Mi spiego? Questo, ragazzi, è il ragionamento. Quindi, Giuliano, ma come faccio a portare il cliente dal campo prezzo al campo valore? Prima di tutto, devi essere di fronte a un cliente che apprezza il tuo prodotto o servizio e per lui è estremamente strategico. Allora riuscirai a portarlo sul campo valore, perché gli dirai: guarda, è vero che di solito trovi chi ti fa video a 2000 euro, il nostro costa 20.000, 10x in più, però noi ti garantiamo che la diffusione del tuo brand sarà di 10.000% in più, se non fosse così ti regaliamo 4 video a costo zero. Ok, allora se lui percepisce il valore e percepisce che per lui quella roba lì è strategica, sarà disposto a spendere di più perché effettivamente ha capito il valore. Ma se in quel momento là non gliene frega niente, perché tanto a lui gli basta avere un video da dare ai venditori, che tanto è uguale, ok? Oppure deve fare lo stand fieristico. Mi chiamo Bentley, sì, vabbè, anche se, cioè, a parte che la Bentley magari fa tutte le robe fatte bene proprio perché vende un prodotto di extra lusso, però magari potrebbe fare anche uno stand più economico, perché tanto sa che a livello strategico io mi chiamo già Bentley, quindi quando ho messo le macchine lì, chi se ne frega dello stand, buttate su 2 pannelli, 4 monitor e abbiamo finito. Non è strategico per me fare lo stand fatto bene. Ok, ragazzi, quindi non è sempre vero che riusciamo a spostare il cliente dal campo prezzo al campo valore, dipende quanto strategico il vostro prodotto, il vostro servizio per lui. Facciamo un esempio: sei in mezzo al deserto, hai bisogno dell'acqua, ti fermi in un'oasi, ok, e quella ti dico: bene, una bottiglietta costa 5.000 euro. Allora, in quel momento là, agirai col bottone, col colore rosso o col colore verde? Cioè, guarderai il prezzo o guarderai il valore? No, guarderò il valore, perché quel litro di acqua per me è strategica, se no muoio. È strategica, è questione di vita o di morte. Me ne frega un cazzo quanto spendo. Ovviamente devo avere i 5.000 euro, perché se no sono morto. Capite, ragazzi? Quindi fate attenzione a questo ragionamento. Non è sempre possibile spostare il cliente al campo prezzo per il campo valore se lui non è consapevole che per lui il vostro prodotto e servizio è questione di vita o di morte ed è strategico per lui. Ok, quindi sta a voi spiegargli che il vostro prodotto è strategico per lui. Se non sapete come fare, sapete dove trovarmi. Per il momento è tutto, un saluto a Giuliano Danieli, ciao e alla prossima.